segnalare la questione alla magistratura penale, ovvero a richiedere l'attivazione di altri validi presidi di legalità. La ringrazio. Ha facoltà di replicare l'onorevole Bechis per 2 minuti. Sì, grazie signor Ministro per la risposta, ma non ci riteniamo soddisfatti perché ad oggi il campo nomadi di Castel Romano non sorge sui terreni acquistati da Campidoglio, ma è ubicato su terreni confinanti che sono stati presi in affitto da una società riconducibile al celebre Salvatore Buzzi di Mafia Capitale. Ciò vuol dire che il suo attuale capo di Dipartimento Immigrazione accettò di pagare dei terreni il doppio del loro valore e inoltre tali suoli non erano utilizzabili per la realizzazione di un campo nomadi. Dopo questo capolavoro, Morcone è stato candidato nel 2011 dal Partito Democratico a fare il sindaco di Napoli, ma senza successo. Così lei, quasi 3 anni dopo, ha ben pensato di affidargli il Dipartimento per l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. Inoltre, chiudo, a quanto ci risulta, il campo nomadi di Castel Romano è ancora oggi privo di autorizzazione regionale necessaria per sorgere in una riserva naturale. La ringrazio. Passiamo all'interrogazione 3.1753 dei deputati 40 ed altri concernente elementi ed iniziative in relazione al recente sgombro del presidio cosiddetto no border a Ventimiglia. L'onorevole 40 ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Grazie Presidente. Signor Ministro, la situazione di Ventimiglia è nota. A causa di una politica di respingimenti e di espulsioni collettive operate dalla Francia e dall'assenza per tanto tempo delle istituzioni europee, si è venuta a creare una situazione che a mio giudizio è giuridicamente grottesca e umanamente intollerabile. Centinaia di migranti desiderosi di ricongiungersi con i familiari bloccati e accampati al confine, senza diritti e senza assistenza. Il presidio sgomberato il 30 settembre nasce in questo contesto straordinario. Cittadini e associazioni che, mossi dalla giusta indignazione e rispetto dei diritti umani, hanno sopperito al vuoto delle istituzioni, che, anziché fornire più assistenza nel mentre, hanno pensato bene